Segretario Tavella, la sua è stata una ferma condanna agli episodi intimidatori che hanno visto coinvolti alcuni dirigenti sindacali della CGIL di Benevento. Sì, una condanna ed un allarme perché se addirittura qualcuno si permette di entrare direttamente nella sede della CGIL per intimorire i dirigenti sindacali, vuol dire che noi siamo persino, diciamo, ad un salto di qualità nelle modalità ricattatorie che ci sono rispetto ad alcuni ambienti. E poi un allarme rispetto al sistema degli appalti, in particolare per quel che riguarda gli appalti di pulizia, ma anche per i servizi di guardiania che spesso sono il chiavistello attraverso il quale, diciamo, la criminalità si inserisce nel presidio e nel controllo del territorio. Naturalmente noi non ci faremo né intimidire né ricattare. Questo non è più un problema che riguarda la CGIL di Benevento, ma un problema che riguarda la CGIL regionale. C'è l'attenzione della CGIL nazionale su questa vicenda. Ho avuto modo di parlare con il questore, con il prefetto di Benevento, e a me pare che tutti quanti dobbiamo innalzare il livello di vigilanza e per quel che ci riguarda anche di mobilitazione, per far sì che anche un'organizzazione sindacale come la CGIL possa serenamente svolgere il proprio lavoro, che è essenzialmente la tutela dei lavoratori ed in particolare dei lavoratori più deboli. Spesso nelle aziende di pulizia ci sono i lavoratori più deboli. Segretario, un'ultima battuta. Lei ha detto che probabilmente nei prossimi giorni ci sarà un'iniziativa a Benevento promossa dalla CGIL proprio sul tema della legalità. Sì, noi faremo un'iniziativa nei prossimi giorni, congiuntamente la CGIL di Benevento e la CGIL regionale, sui temi degli appalti e della legalità. Chiameremo anche la partecipazione della CGIL nazionale a questa iniziativa e questo ci sembra per noi, diciamo, un ulteriore segnale che se qualcuno vuole farci fare un passo indietro, noi ne faremo 10 in avanti.